Come in Piemonte, ma come nelle altre regioni italiane, per prevedere come potrebbero funzionare i sistemi sanitari nel futuro prossimo, bisogna partire da un concetto importante. Bisogna cambiare l'approccio e bisogna adottare un nuovo paradigma. Innanzitutto bisogna considerare che i sistemi sanitari ormai sono caratterizzati da complessità importanti, che sono legate tanto alle differenti realtà regionali che ci sono e le differenti realtà all'interno delle stesse regioni, quanto più anche queste complessità sono caratterizzate dal fatto che non bisogna pensare esclusivamente all'assistenza sanitaria in senso stretto, ma bisogna andare oltre. Quindi il nuovo paradigma in buona sostanza è quello di abbandonare innanzitutto la logica dei silos nel momento in cui si va a effettuare una programmazione, una pianificazione sanitaria, in maniera tale da cercare di capire come un intervento sanitario può andare ad impattare certamente nella qualità della vita del paziente, nella salute del paziente, certamente anche nei conti dal punto di vista economico e finanziario del sistema sanitario regionale e nazionale, ma poi anche vedere quali sono gli effetti che si vengono a generare nel sistema di welfare nel suo complesso, vedere se si riducono tutta un'altra serie di costi, di voci di costo che caratterizzano il fatto che un paziente è colpito da una determinata malattia. Per fare un esempio molto spicciolo, se io riesco a diagnosticare precocemente una malattia, a prendere in carico precocemente il paziente, a trattarlo nella maniera più appropriata, non solo riesco a migliorare lo stato di salute di questa persona, a ridurre la progressione della malattia e quindi ridurre la spesa sanitaria, ma a quel punto riesco anche a ridurre la spesa sociale, la spesa out of pocket e anche la spesa previdenziale. Il tutto si traduce in una riduzione della spesa a livello pubblico in senso lato. Però l'importante è che la strada che bisogna percorrere è quella, quindi, di abbandonare la logica del silos budget, riuscire finalmente a far dialogare le banche dati tra di loro in maniera tale da avere tutte le informazioni possibili per riuscire a programmare e a pianificare in maniera corretta, e poi dare un valore concreto alle tecnologie in un'ottica di HTA e quindi di valutazione economica completa delle tecnologie, che non vanno viste come un costo per il sistema, ma vanno viste come, chiaramente, le tecnologie efficaci, come un'opportunità importante per il sistema stesso. Riportavo l'esempio dell'epatite C, dove l'ultimo studio che abbiamo effettuato utilizzando i dati dell'Istituto Superiore di Sanità hanno dimostrato come dopo 6 anni e 2 mesi c'è il pieno ritorno dell'investimento effettuato, e così potremo andare avanti anche per altri farmaci o altri dispositivi medici. Quindi dare il valore corretto alle tecnologie senza soffermarsi soltanto sul concetto del prezzo.